Buonasera, Olivier. Il signor della Serre è tornato? Il signor della Serre tornerà molto tardi. Ah, bene. Penso che salirò a salutare Elisa, allora. Non ci pensare nemmeno. La signorina è ad una soirée esclusiva in suo onore. A palazzo. Una festa? Non mi ha invitato. Nemmeno i cavalli. Di certo l'invito sarà andato perso. Entrerò lo stesso. Ma quanto tardi? Forse tra un'ora o tra tre. Forse non tornerà. Non mi impiccio delle faccende dei miei padroni. Aspetterò qui, allora. Elise non ama i balli dell'alta società. Tornerà presto. I tragici. Che deprimenti. Il trattato sulla luce di Cartesio. Non sono mai riuscito a finirlo. Posso farla passare sotto la porta. La vedrà appena ritornerà. Le memorie del signor D'Artagnan, il preferito di Elisa. Là, sana e salva. Solo un po' in ritardo. E ora, a palazzo. Ah, non potrei entrare nelle fogne vestito così. Figurarsi a un ballo. Qui, qui, amico. Lascia che ci pensi io. Oh, grazie, ragazzo. Maximilien Robespierre, da solo. Arnaud, il cavaliere di Telem. L'invito, per favore. A proposito, ce l'avevo proprio qui, ma nel tragitto... Niente invito, niente ingresso. Uscita dalla fila. Il prossimo. Charles Gabriel Siver, due ospiti. Il prossimo. Ci sono tutti, vero? Je vous imagine bien la bagueuse. Ah, c'est bien vrai. Donc un croit qu'il suffit de bien se marier. Oh, ne m'en parlez pas. Facciamoci un salto giusto per educazione. Sono stanco. Come vuoi. Ma...
terzo stato è già in rivolta e questi danno una festa. Per chi è questa festa, poi? Chissà. Servirà solo a dare lustro alla signorina della Ser. Ma è già ora del cambio. Ma guarda quella. Le sue scarpe costano un mese di paga. Non è vero. Invece sì, lo giuro. Avevo un'uccelliera nella parrucca. Oh, lassù! Fermo! Giù di lì! Mi farai entrare se scendo? Cosa? Certo che no! Beh, dato che per te è lo stesso, allora resterò qua su. No, tu! Vieni qui! Ci vedremo dopo in giardino, sì? Certo. Ci sono tutti stasera. Non ricordo l'ultima volta che ci siamo trovati tutti insieme. Deve essere stato per quell'affare con... Preferirei che non ne parlassimo più. Signora. Mi concedete questo ballo, ben giovane? Grazie. Un'altra volta. Il popolo si sarebbe rivoltato oggi. Nuove tasse e niente concessioni, fatto di rapporto. E così gli ho detto Marie. La chiami Marie? Certo. Hai visto che cosa indossi? Devi dire. Cosa ti aspettavi? Troviamo. È una mezza semina. Non mi lascerò fregare da quel tipo. Ho sentito che passa le notti a giocare a carte al posto. Ma si dice anche di cosa. Se temo una vita. Va pazza per gli inseguimenti. Hai causato parecchio fermento, direi. Che devo dire? Eri un cattivo esempio. No, eri tu il peggiore. Indossi uno degli abiti di papà. E tu indossi un abito? Ah, non cominciare. Mi sento una mummia rinchiusa qui dentro. Deve essere un'occasione speciale, allora. No, per niente. A dire il vero, è tutto così pomposo e mondano. Una noia. Vedi, quando non mi inviti alle tue feste finisce sempre male. Ho provato, ma papà non voleva. Davvero? Tienela! Aprite! Vai, li distraggo io. Cosa? Mi stai cacciando? È complicato. Ti spiego dopo, ma ora fuori dalla finestra. Oh, no, 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 non andrà a finire come quella volta al Meleto. Non fare il bambino. Sono sicura che non c'è nessun cane da guardia stavolta. Va! Oh, cielo! Ma non è la stanza del biliardo, vero? Inseguiamo un intruso, signorina della Ser. L'avete visto? No.
Potrei essere alla festa, ma no. Che spreco di tempo. Non c'è nessuno qui. Chi diavolo dovrebbe venire qui? Scommetto che uno di questi nobili mi vomiterà sulle scarpe. Un attimo, ma... Probabilmente ha girato laggiù. Torno indietro. Tutto bene, signore? Troppo champagne del re? Signore? Signor della Ser! Signor della Ser! Siver, vieni via! Guardie! Aiuto! Criminale! Dio mio! Ha ucciso il signor della Serra.